La ricerca medica ce la sta mettendo davvero tutta per arrivare quanto prima ad individuare farmaci e vaccino efficaci contro il nuovo coronavirus, ma in attesa che questo avvenga, chi resta contagiato deve fare affidamento soprattutto alle proprie difese immunitarie per venirne a capo. Diventa allora davvero importante capire in che cosa consistano di preciso queste difese, come agiscono e se c'è modo soprattutto di potenziarne le capacità di contrasto. Ci aiuta Gennaro Ciliberto, biologo molecolare, immunologo, direttore scientifico IRCCS, Istituto Nazionale dei Tumori Regina Elena di Roma. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti. Dunque, professore, lo sforzo principale lo deve fare a questo punto il nostro organismo, è così? Sì, partiamo dalla considerazione che stiamo di fronte ad una malattia virale acuta che disgraziatamente può portare a morte, ma la maggior parte delle persone che sono colpite guariscono. E se consideriamo per esempio il grande numero di asintomatici oppure di pauci sintomatici, sono persone che da sole superano la malattia sviluppando una risposta immunitaria nei confronti del virus, così come lo fanno anche le persone che vengono ricoverate. Durante il ricovero e le cure mediche importanti a cui queste persone vanno incontro servono proprio per permettere all'organismo di superare la fase più difficile e di sviluppare quelle risposte immunitarie che permettono poi prima o poi di eliminare il virus. Professore, di quale esercito di difesa dovremmo aver bisogno, dovremmo disporre per vincere questo nemico così difficile? Allora, il nostro sistema immunitario è molto complesso, cercherò di usare degli esempi per semplificare, dirò tre cose principali. In primo luogo abbiamo delle grosse armate di cellule che hanno la responsabilità nel nostro organismo di combattere il virus, e questi sono i linfociti, divisi in due grandi armate, i linfociti B e i linfociti T. Poi ognuna di queste popolazioni ha delle divisioni speciali. Poi ci sono le armi contro il virus. Tutti sanno che le armi principali nei confronti di questo virus sono gli anticorpi. Il nostro organismo ci mette del tempo per sviluppare gli anticorpi, e i primi anticorpi, dopo pochi giorni dall'infezione, non sono le armi più efficaci. Poi, man mano che si va avanti nell'infezione, anticorpi sempre più efficienti vengono generati in quantità maggiore, come se all'inizio avessimo a disposizione delle archi e frecce e poi abbiamo a disposizione dei bazooka. Successivamente però, oltre a queste armi, abbiamo anche tutta una serie di segnali che i linfociti e le altre cellule si scambiano tra di loro. Questi segnali sono delle proteine chiamate citochine, chemochine, che sono dei segnali tra le cellule che dicono per esempio ai linfociti aumentiamo di numero, combattiamo contro questo virus in una determinata parte del corpo e così via. Queste sono le citochine, le chemochine, tra cui per esempio l'interleuchina 6, di cui tanto si è parlato in questi ultimi giorni. È chiaro che queste armi possono talvolta riversarsi anche contro di noi. Ecco quindi come si sviluppano processi infiammatori, come per esempio la polmonite interstiziale, che è la conseguenza più grave dell'infezione. Senta, professore, quindi i soggetti fragili sono quelli che hanno un esercito, possiamo dire così, ridotto? Direi più che ridotto. Quello che può succedere in alcuni casi è che l'esercito diventa corrottibile, una parte dell'esercito può passare al nemico e quindi dare luogo a dei fenomeni di infiammazione che si riversano nei confronti di alcune cellule o tessuti del nostro organismo. Questo succede, abbiamo visto sulle persone più fragili che hanno altri tipi di malattia come ipertensione, diabete, malattie cardiovascolari e talvolta può succedere, abbiamo visto anche persone più giovani che non hanno queste altre comorbidità. Di fatto non sappiamo ancora quali sono i meccanismi che si sviluppano in questi casi, dobbiamo studiarli, ecco perché la ricerca è necessaria proprio in questo caso, e ora abbiamo una grande possibilità di poter studiare, abbiamo purtroppo una grande numerosità di pazienti, e il momento in cui la ricerca cosiddetta traslazionale può
sviluppare nuove conoscenze per capire perché alcune persone sviluppano questi gravissimi effetti collaterali e altre persone invece non lo fanno. Professore, le faccio una domanda che credo sia molto importante anche per la risposta che darà. Che tipo di rassicurazioni può dare alle persone che combattono contro un tumore e in più c'è l'incubo del coronavirus? Allora, dobbiamo tenere presente che le persone che combattono contro il tumore, ma anche quelle che sono guarite da un tumore, quindi si sono liberate da un tumore, sono persone fragili e quindi hanno bisogno di particolare attenzione e cautela. Quindi sono le persone che principalmente devono adottare misure di allontanamento sociale, non devono andare in giro, devono rimanere a casa, devono anche all'interno del loro nucleo familiare devono essere particolarmente attente. Detto questo, se una persona è attualmente in cura, deve consultare il proprio oncologo e deve farsi consigliare bene riguardo alla prosecuzione della sua terapia. Ogni paziente, si parla tanto di cure personalizzate dei tumori, ogni paziente è un caso a sé, quindi soltanto il suo oncologo di riferimento può dire le cose giuste al paziente da seguire. Senta, si dice spesso che bisogna potenziare il sistema immunitario, ma come si fa e fino a che punto è possibile? Allora, il potenziamento del sistema immunitario, abbiamo visto che le armi principali nei confronti di questo tipo di virus sono gli anticorpi. Quindi o gli anticorpi noi ce li facciamo sul campo durante l'infezione e la superiamo, come abbiamo detto prima, oppure ce li dobbiamo procurare in altra maniera. La maniera classica è quella di un vaccino, quindi vaccinarsi. Vaccinarsi significa preparare l'organismo a generare quegli anticorpi, quei bazooka di cui si è parlato prima. Purtroppo un vaccino non c'è ancora e ci vorranno 12-18 mesi, speriamo, se tutta la sperimentazione mondiale che si è avviata va in porto proficuamente. L'alternativa può essere quella invece di iniettare degli anticorpi contro il virus e riguardo a questo ci sono due possibili strategie. O per esempio delle aziende farmaceutiche che stanno sviluppando degli anticorpi specifici, i cosiddetti monoclonali, che si possono iniettare endovena, anche questi sono in sviluppo clinico, oppure per esempio c'è un'azienda americana che sta sviluppando delle miscele di tre diversi anticorpi monoclonali, quindi un approccio particolarmente potente. Un'alternativa, diciamo più, chiamiamola rapida, potrebbe essere quella di prelevare gli anticorpi dai pazienti, dai soggetti che sono guariti dall'infezione. In Italia ce ne sono tantissimi ora e questi, una volta purificati e attraverso delle procedure industriali, possono essere reinfuse nei soggetti che per esempio sono i pazienti oppure anche i soggetti che sono più a rischio di infezione. E questa viene chiamata immunità passiva, è un approccio che può essere seguito obiettivamente, però occorrono le giuste sperimentazioni. Senta professore, immaginiamo di avere un potentissimo microscopio virtuale, riesce a spiegarci in termini semplici come il virus aggredisce il nostro organismo? Allora, ci dobbiamo immaginare il virus come una pallina da tennis. Questa pallina da tennis ha, diciamo, al suo interno l'acido nucleico che permette la sua replicazione, in questo caso è un RNA. La superficie di questa pallina è decorata da una serie di proteine che, come se funzionassero come dei ganci. Questi ganci riconoscono degli altri ganci che si trovano sulla superficie delle nostre cellule e in particolare per questo virus sulle cellule che tappezzano il nostro alveo respiratorio, quelle per capirci dei bronchi o dei polmoni. Quando questi due ganci si legano specificamente l'uno all'altro, allora il virus entra all'interno della cellula, libera il suo RNA e l'RNA comincia la replicazione del virus. Quando il virus si è moltiplicato, esce fuori dalla cellula, la distrugge e distruggendola libera poi tutta una serie di sostanze, detriti cellulari e così via, che innescano tutte quelle reazioni di richiamo del
del sistema immunitario. Grazie, grazie direttore, è stato molto preciso, grazie.